Buongiorno ninja da tavola e benvenuti in un nuovo video, ovviamente benvenuti in una nuova challenge. Tanto tempo fa fui ospitato dalla mia amica Liliana, la signorina qui presente, nella sua norcineria Coccia, che si trova a Norcia, per provare a smantellare un tagliere di affettati salumi e formaggi del generoso peso di 3 kg e 1,20 m di lunghezza. Tagliere che tra l'altro potete trovare tutt'oggi nella sua norcineria con il nome Thomas Hungry. No Thomas, il tagliere si chiama solo tagliere Thomas. Ah ecco, se no ti avrei chiesto i diritti d'autore. Infatti noi l'abbiamo pensata bene. Che questo tagliere di cui parliamo non lo troviamo solo nella norcineria Goccia, ma lo troviamo anche nel nuovo locale, Pinco Panino. Ah, che sarebbe appunto il locale in cui ci troviamo oggi, giusto? Sì. Ma parli un attimo di questo nuovo locale, Liliana, che hai aperto. Fai solo affettati, salumi e formaggi o qualcos'altro? No, assolutamente no. Noi facciamo i taglieri di salumi e formaggi, ma soprattutto panini con salsiccia alla griglia. Oltre a questo abbiamo anche i crostoni, che non sono altro che fette di pane guarnite con le nostre specialità artigianali. Poi abbiamo aggiunto anche le sfiziosità, olive alla scolana, nuggets, alette di pollo e tanto altro ancora. E una cosa bella e simpatica che abbiamo è il menù bambino. E oltre alla scelta del panino ci sono patatine, nuggets e bibita. E in più sempre un omaggio con una sorpresina. Quindi Liliana mi ha invitato qui per fare un menù bambino, scommetto, dato che sono ancora un filinguello. Assolutamente no Thomas, qui facciamo cosa roba forte. Cosa vorresti dire? Assolutamente tutto il menù di Pinco. Cioè io dovrei mangiare tutto quanto il tuo menù composto da 9 panini, 6 crostoni e tutte le sfiziosità, patatine fritte e i nostri dolci che sono all'incirca 5. Porca miseria, un sacco di cibo Liliana! Ho una proposta da farti. Prima iniziamo la challenge con tutti i prodotti salati e se mai troverò spazio per il dolce sarò lieto anche di provare a mangiarne 5. Ci stai? Ci sto. Ed eccomi qua un'altra volta sul mio terreno di battaglia per una nuova food challenge. Oggi Thomas è in ferie, l'ho mandata alla Hawaii e io mangerò al posto suo. Io sono Alessandro e sono il figlio di Liliana. L'ho detto un sacco di volte che non dovete replicare le mie challenge a casa, ninja da tavola. Soprattutto te Alessandro, che sei ancora piccino, devi mangiare bene, non devi mangiare tutte queste schifezze. Schifezze tra virgolette, se no tua mamma mi ammazza. È cibo buono, sei chiaro. Ma devi mangiarlo in piccole dosi, fuori dalle palle, dai. Ed eccomi qua ancora una volta sul mio terreno di battaglia, questa volta fuori casa, pronto per una nuova food challenge. Ninja da tavola, qui di fronte a me abbiamo tutto il menù salato del Pinco Panino, composto da 9 panini, 6 crostoni, un mix di fritto tra le quali panzerotti, anelli di cipolle, jalapeno, alette piccanti, nuggets e chi più ne ha più ne metta, e patatine fritte perché sono del team patata, che accompagnano con una birra del posto fatta con le lenticchie Liliana. Con le lenticchie di Castelluccio. Assaggiamola. Ah, so refreshing, molto buona, l'avevamo già bevuta mi sembra. Sì Thomas, bravo, l'avevamo già bevuta. Nel video appunto che abbiamo fatto con il tagliere a 3 kg. E conoscendo tutti gli ingredienti che sono stati usati per comporre questo gigantesco banchetto, come sempre vi lascio le calorie totali e i valori nutrizionali totali di tutto il menù appunto del Pinco Panino piano qui sopra, in modo che possiate vedere quanto calorifica è questa nuova food challenge. E prima di cominciare, come sempre, tassativo, ninja la tavola ed eccomi pronto per andare ad affrontare una nuova challenge. Oggi sono volato a Norcia per provare un nuovo fast food casareccio chiamato Pinco Panino. Indovinate un po', proverò a smantellare tutto quanto il loro menù. Come sempre ho condiviso anche questa mia challenge in Instagram, quindi ninja la tavola, se ancora non mi seguite in questo social network, iniziate a farlo fin da subito. Mi trovate con il nome di G Thomas 1987, come potete leggere qui sopra, e fatelo ninja. Ho detto io, Alessandro, non guardi i miei video? Fatelo! Ultima prassi, se non la più importante, è quello di ricordarvi di non applicare le mie pazze challenge a casa, quindi ninja la tavola. Perché potrebbe essere veramente pericoloso per la vostra salute. Vuoi aggiungere qualcosa, Liliana? Sì, magna che si è fatto tutto freddo. C'hai ragione. E per vedere quanto tempo mi ruberà questa challenge per essere distrutta, come sempre, ho il mio timer, quindi ninja la tavola. 3, 2, 1, timer partito. Liliana, dove comincio? Allora, io inizierei dal Pinco ripieno. È zuppa di lenticchie e salsiccia. Ve lo faccio vedere qui con un bel focus, guardate che spettacolo. E primo morso di questa Pinco Panino Challenge, no? OMG! Amazing! Veramente succoso! Questo scende veramente bene. Ho già sparso le lenticchie ovunque, porta bene? Molto, porta soldi. Bene. Anche il pane è veramente croccante, complimenti. Grazie Thomas.
Adesso comincio con i fox, ma volevo farvi vedere appunto l'interno, perdendo calorie come il mio solito. Pinco panino andato. Di pieno. Ho letto il briefing prima di cominciare. L'indiavolato? Non dimmi che è piccante? Assolutamente sì. Porca miseria. Vabbè dai, descrivimelo che sono proprio curioso. Allora, hamburger di maiale con finocchio, pomodorini saltati in padella e salsa piccante fatta da lui. Il mio anno sicuramente domani ti ringrazierà, Giuliana. Ma non è piccante. Aspetta un altro po'. Con quella salsiccia è tanta roba, eh? La salsiccia è solo sale e pepe, niente conservanti. Spettacolare. Devo fare un altro fox per forza, tanta roba. Terzo fox su questo panino, ma solo per farvi vedere l'interno. Veramente bello e succoso. Ora inizio a beccare. Prossimo panino, Giuliana, dove vado? Il contadino. Proprio centrale mi hai preso. Questo è fatto con salsiccia alla griglia, fondola di pecorino e cipolla caramellata rossa. Volevo fare una battuta ma non posso perché c'è il marito. Bene, meglio. OMG, amazing! Fino ad ora questo è il mio preferito. Tanta roba, sarà la cipolla caramellata, sarà il pecorino. Ci siete arrivati la battuta di prima. Alessandro, l'hai capita? Meglio così. Bella ciabatta comunque, eh? Pensa che te ne mancano ancora 4 così. Non che mi dispiaccia fino ad ora. Quanto pesava per curiosità che sono curioso? 342 grammi. Non male come peso. Perché qui i panini sono belli abbondanti, giusto? Sono abbondantissimi. Alessandro, rimami abbondantissimi. Abbondantissimi come un panino. No, fammi la rima su abbondantissimi. E fighissimi. Fighissimi anche, è vero. E buonissimi. Ultimo pezzettino. Molto bene, change camera, mi scegliete la camera B. Quale scelgo, Giuliana? Guarda, io andrei col chicken sandwich. Anche questo sembra bello gordo, cos'ha all'interno appunto? Il chicken sandwich ha petto di pollo panato e fritto, guanciale, pecorino e salsa pinco, che è una salsa d'aglio. Ah, ho capito, solito pecorino comunque, eh? Ottima combinazione di saponi. Il nugget con il bacon ci sta grande. Guanciale. Ah, guanciale, scusate. Guanciale ora che l'ho dentato, è diverso, sia chiaro. È veramente bello gordo, mi piace. Seconda posizione per questo. Porca miseria, perso un pollo. Questo cosa pesava? 327 grammi. Porca miseria, se pesano quei panini. Mica ti poi alzavo la fame. Hai ragione. Cameriere, mi puoi portare i fazzoletti? Fa. Grazie. Sono sporco la birra. Ultimo morso. Switchiamo telecamera, prossimo? Prossimo lo stravagante, quello vicino ai costoni. Ma pensavo me stesso. Andiamo con lo stravagante, qua c'è il giauscolo, lo scommetto. Pecorino di noccia e miele. Ce l'hai questo pecorino, Giuliana? Noi lo mettiamo dappertutto il pecorino. Ti fate bene, con il miele secondo me è una bomba, taste test. Ciauscolo è veramente tanta tanta roba. Però io avrei esagerato quello di più con il miele. Ah ok, ci pensiamo allora, magari al prossimo. Ma perché sono matto io, eh? Sono perfetto. Sono deciso qui, eh. Gli ingredienti sono semplici ma potrebbe volare alla prima posizione. Sarà perché adoro il dolce salato.
Sicuramente sulla top 3 comunque. Abbiamo anche una botta di crostoni. Molto apprezzato, Luliana. Sono contenta. A te la scelto come sempre. Adesso faccio scegliere del mio sostituto. Il gourmet. Ah, lo sapevo. Allora, gli ingredienti sono un hamburger di maiale, uova all'occhio di bue e il tartufo. Con il tartufo tanta roba, ho perso anche un piccolo pezzo, me lo raccolgo perché so quanto costa. Taste test. OMG. Amazing. Questo ovviamente va alla prima posizione. Beh. Guardate la cottura perfetta dell'uovo, come deve essere. Alessandro, questo cosa pesava? Allora, no, secondo me pesa 280 grammi. Leggerino allora. Quanti grammi di tartufo c'erano, Alessandro? 50 grammi. Esagerato, ora l'hai sparata, non ci credo. Davvero? Allora non ti credo. Se non c'è veri lo userei solo a metà. Hai ragione. Tu ancora te, Alessandro? Il norcino, qual è il norcino? Quello con la cicoria. Il norcino all'interno ha salsiccia, sale e pepe, sempre alla griglia e cicoria saltata in padella con un po' di peperoncino. Qui gatta? Cicova? No, cicoria. No. Pardonmi, porca miseria. Anche questo è tanta roba. Non sembra, ma c'è una roba da mangiare qua sopra, Dai, che sei a metà strada. Adesso, se dice Alessandro, potrei cominciare a mangiare qualche crostone. Dai, vado con questo. Quello è il crostone al pomodoro. Ok, classico. Il classico non deluda mai, appunto. Cameriere, fazzoletti. La ringrazio. Prego. Prossimo. Quello è il crostone col tartufo. Tartufo estivo e lamelle di tartufo estivo sopra. Sapore bello intenso, come piace a me. C'ho la gag pronta. Fammi nominare pecorino e bacon. Assolutamente no, qui si offendono, Thomas. Perché? Perché il bacon è il bacon, il guanciale è il guanciale. E il pecorino nel sangue? È formato. Ma i fidenti a caso. Comunque anche i crostoni non sono niente male, Io li accompagnerei con un bel spritz, ora che arriva l'estate. Bevete lo spritz qui a Norcia, giusto? Assolutamente sì, a Norcia ci piace bere, oltre che mangiare. Ho scoperto solo ora, Luliano, una cosa. Che c'è il nome scritto appunto su ogni panino? Sì, su ogni panino. La miseria, mannaggia a me. Io non lo prima no. Te ne sei accorto a buon'ora, ti sei mangiato 6 panini. Le calorie hanno iniziato a dare energia, il cervello è iniziato a funzionare. O la birra ha fatto il suo effetto. Per dove proseguo? Beh, hai visto il nome, hai deciso. Bah, io andrei prima con le lenticchie e la salsiccia. Ci ha mandato crostone, dai. Porca miseria. Mucho escape qua, mucho escape. Speriamo che ti portano fortuna, perché noi ci lavoriamo con lenticchie, ma qui... No, ne prendo solo una, Manco è caduta, è andato sul tavolo, vabbè. Ci ho sfortunato anch'io, insomma.
sistemo il tutuale. Ma bello così, no? Sì. Meno male, va? Se mi dicevi di no, mi incazzavo pure. Vabbè, Alessandro, ormai finisco i crostoni. Dai, andiamo con questo. È un crostone con formaggio e prosciutto. Però c'è di una cosa, è pecorino e prosciutto IGP. Ale, devi imparare che qui si usa il pecorino. E il prosciutto IGP sta per, che a caso non lo sanno? Indicazione geografica protetta, è il prosciutto più famoso di Norcia. Infatti si sente veramente, veramente buono, eh? Quando mi porca miseria! Ultimo crostone, con il ciauscolo, nient'altro. Nient'altro, solo ciauscolo. Oh, mi dai una bella salamella di ciauscolo, è possibile portarla a casa? No, certo. Sempre pronto a scroccare, eh? Ma noi già ci avevamo pensato, ha fatto il pensiero, quindi... Troppo gentile, Giuliana. Meglio? Sì. Sento un po' Giuliano, ho finito la birra, però vorrei magari Alessio che me la porta. Va bene. Dato che se ne intende di birra, tra uomini. Qualcosa di diverso magari, che prova un po' di tutto. Nel frattempo io mordo il classico pane e salsiccia. Eccolo qua, grande Ale. Si presenti, si presenti. Sono Alessio, marito di Giuliana. Non ti sei arrabbiato per le battutine di prima, giusto? No. Non ne ho convinto, vabbè, chiedo scusa. È anche grosso oltretutto, quindi... pericoloso il tipo. Grazie mille che birra è, comunque. È sempre la vettura. Ma più che bene, squadra che vince non si cambia. Alessandro, un pezzo di pane? No! Tutto mio. Ah. Fregato. Adesso mi faccio odiare proprio del tutto la famiglia di Giuliana. Ale, ti sei una cosa. Cinci sciocca, viva la gnocca! Giuliana, fammi un rapido conto. Quanto pesavano i panini in totale? Ti dico una cosa, ti faccio pure l'indovinello. È quello che pesa di meno. E ti ho chiesto un'altra cosa? Nel frattempo c'è Alessandro dietro la telecamera e sta facendo i conti, eh? Tutti i panini che hai sul tavolo sono 2 kg e 125 grammi. Solo 2 kg e 125? Sei sicura? Hai ritrovato? Mi sembra impossibile, hai sbagliato qualche calcolo. Quanti panini hai segnato sulla lista? Ne manca uno. Ah! Non l'hai pesato, scommetto, vabbè, siamo su 2,5 kg, quindi. Siamo su 2,5 kg, sì. Quei crostoni è tutto, oltre 3 kg sicuri. Guarda, ti faccio un rapido calcolo e ti faccio sapere a poco. Guarda, Thomas, i panini siamo sui 3 kg tondi tondi. Infatti mi sentivo leggero. Leggero. 3 kg buttare via. Questo panino è stato tosto a mangiare. E sai perché, Giuliana? Perché? Perché non sono del team salsiccia, ma del team patata. È fratto il messaggio. Porca miseria, che buone! Non sono neanche fritte quasi! Tagliate fresche di giornata, magari? Assolutamente sì. Noi di surgelato abbiamo solo alcune speziosità, il resto è tutto fresco. Come deve essere. Veramente, veramente buone. Tanto che quasi quasi proseguo con le patate, appunto. E di solito le patate quando si freddano sono da buttare, ma queste sono veramente buone anche fredde. Ale, te che ci vedi, quanto è passato? 56 minuti e 52 secondi. Che miseria, sono lento oggi, eh? Vabbè, andiamo con l'ultimo panino. Il fresco è pomodoro, mozzarella e salsa al basilico. Classico. Oh, un pomodoro. Taste test. Ci voleva comunque, eh? Ah, la patata mi ha intoppato come sempre.
Guarda me. Alessandro, credi ancora in me? Sì. Ma tu dici sempre sì? Sì. Alessandro, mi lavi la macchina? No. Ah, quello no, vero? Da tua mamma. Metti a lavare tua mamma la mia macchina, va bene lo stesso. Chi fa i lavori a casa? Mamma. E te cosa fai a casa? Alle 4 gioco la mattina, alle 8, poi sto sul divano e si gasto. Porca miseria, vorrei fare anche la tua vita. E anche il fresco è andato. Un'ora e 4 minuti, Alessandro. Porca miseria, un sacco di lavoro da fare in post editing. Tu vuoi editare a me questo video? Se fate pure le 8.50 di sera. Madonna che tardi, Alessandro. Andiamo con i fritti misti. Questo è un... panzerotto. Bravo. Questo cos'è? Mini supplì al ragù. Arancini? No, supplì. Arancine? Supplì? Supplì. Arancine? Supplì! Supplì! Buono, moro come ora, porca miseria, basta carboidrati! Shoe in Veneto, qua invece? Anelli di cipolla. E in dialetto? Anelli di cipolla. Casa mia, Shoe. Oliva squalana? Yes. Olivosa? Bellita di pollo? Già si lasciati, Per forza! Te la pegno? Yes. Beccalo! Beccalo! Non è italiano, beccalo! Non penso. Comunque si bruciano. No, è giusto. Ora li sento, infatti. E questo è la chiusa? Oliva la scolana con tartufo. E si sente che c'è tartufo. Nuggets? Yes. Oh mio Dio! Fisce più sto fritto. Supli? ...72 minuti, una partita di calcio quasi. Nuggets? Panzerotto? Oliva scolana. Anello del sole. E patate. Alessandro, vieni qua. Una per te, per me. E con le ultime tre patatine dichiariamo conclusa questa challenge. Questa Pinco Panino Challenge. Pardon. Non vado giù. È finita. È più veloce, ma non va più giù, Ale. Ah, 77 minuti e 23 secondi. Che dire, Alessandro? È stata veramente tosta. Panini veramente eccezionali, molto molto buoni. Però porca miseria, tutto questo pane mi ha intoppato, soprattutto la patata. Che ne pensi della mia prestazione? Contra relazione. Mi può portare il dolce? Sì. Grazie. One winner later. Ecco a te il dolce Domas. Waffle all'Oreo con Nutella, cioccolato bianco, gelato alla vaniglia e Oreo briciolati sopra. Proprio quello che mi servivo ora. Grazie mille Giuliana. Vai. E andiamo a provare appunto questa waffle con il gelato. Ed eccola qua. Taste test. OMG. Amazing. Ci vogliamo un bel dolce da tutto quel salato. Quanti dolci hai nel menù? 5. Quasi quasi vorrei mangiarli tutti, sai cosa mi blocca? Che cosa? Che poi il video lo devo editare io, quindi ne basta uno e avanza. Casomai li mangio tutte le camere spente. Focus anche per voi. Non dimentichiamo l'Oreo. Ultimo morso. E anche il dolce è andato.
Che dire, ho veramente apprezzato la qualità dei prodotti che sono stati usati per comporre i panini qui al Pinco Panino. E ovviamente devo ringraziare la buona Giuliana per avermi invitato qui e avermi fatto provare tutto il suo menù. Prego Giuliana. Il piacere è stato nostro, Thomas. E voi, se volete provare i nostri panini, ci trovate a Norcia in via Guglielmo Marconi 5. E una cosa importante, se volete rimanere aggiornati sui nostri menù, sui nostri panini e quant'altro, seguiteci su Instagram, Pinco Panino e Norcineria Goccia. Stessa cosa per Facebook. Porca miseria, tutta una pubblicità qua. E fatelo ninja! Fatelo! Ninja la tavola! È arrivato il momento di chiudere il video. Noi ovviamente ci vediamo la settimana prossima, appunto con un nuovo video. E nel frattempo, stay fit e stay hungry.